del principe Town. È una piratessa arancione. Io sono Pippi Castellunghi in versione piratessa. E abbiamo anche una versione di Ariel, che è una principessa sirena, vero? Sì, sì, mi piace il mio travestimento. Abbiamo Buffetta, che vuole diventare anche lei una piratessa. Poi abbiamo i nostri amici Unicorno e Gnometta. Ci sono anch'io. Abbiamo anche un'altra Gnometta. La caccia al tesoro è stata grazie a lei. E già, ho nascosto il tesoro in un posto molto simpatico. Che dite, iniziamo prima a ballare o volete fare la caccia al tesoro, bambini? Cosa preferite fare? A me va bene tutto quanto. Preferite ballare o la caccia al tesoro? Ma secondo me i bambini vogliono vedere cosa c'è dentro il portiere. Vero che volete scoprire cosa c'è in questo fantastico tesoro? Io voglio proprio scoprire cosa c'è dentro il tesoro. Arg, il mio istinto da piratessa mi dice di iniziare prima la caccia al tesoro e poi il ballo. Voi che dite? Io sono d'accordissimo, anche io. Buttiamoci in questa nuova avventura. Che dite, bambini, siete pronti? Benissimo, e siamo tutti d'accordo allora. Inizio a darvi i primi inizi. Allora, vediamo. Se capite i miei primi tre indovinelli, vi darò l'indizione grande per trovare il tesoro. Il primo indovinello è che è più alto di noi. Ha le gambe, non ha le braccia e non si muove. Ed è in questa stanza. Che cos'è? Cos'è più alto di noi? Il distributore di caramelle! Ma non ha le gambe. La cosa di cui parlo io ha anche un collo e una testa, ma non ha le braccia. Che cos'è? Chi indovina avrà diritto a un premio veramente speciale, molto molto carino. La voglio io un premio speciale. Secondo me è la specchiera, guardate. Secondo me è la specchiera. Non hai indovinato. Allora è il tavolo. Guardate, ha le gambe ma non si muove. Sì, ma non ha il collo e non è più alto di te. Dai, secondo me ci potete arrivare. Guardate bene la stanza, bambini. Secondo voi cosa può essere? Guardate bene tutta la stanza. Che cosa può essere secondo voi? Secondo me ci arrivate. Qualcosa che ha le gambe ma non ha le braccia ed è più alto di noi. Ci sono, ci sono. E questo è l'appendiabiti. Dico bene? Bravissimo, hai indovinato. E per questo ti spetta un bellissimo premio. Per rimanere in tema di Halloween, ti ho preso un bellissimo pipistrello domestico. Ecco qui. Ma che carino, è veramente adorabile. Grazie mille. Ti chiamerò Fuffi. Ma in realtà è gattino, gli avete messo voi le ali e i denti. Che carino, Fuffi. Secondo indizio, se lo apri si rinfresca, se lo chiudi poi si secca. Che cos'è? Vediamo cos'è. È per caso una bibita? No, ma ci sei andata molto vicina. Io lo so, questo è molto molto facile. E il rubinetto, bravissima. Ecco per te una stupenda cuffia. Come vi sta, bambini? Sta bene con questa nuova cuffia? Ora, bambini, l'ultimo indovinello. Qui troverete il tesoro perduto. Si dice che a volte, soprattutto la notte, il suo ticchettio sia fastidioso. Ci serve per capire quando dover andare in determinati posti, anche a scuola. E ci serve per fare ricreazione. Emette vari suoni. Che cos'è? Questo è veramente difficile, bambini. Ci serve il vostro aiuto. Ne abbiamo anche uno qua. E sotto questo oggetto, anzi dietro, si è nascosto il nostro tesoro. Cosa abbiamo qua? Serve per capire quando dobbiamo andare in dei posti tipo a scuola. Vediamo. La lavagna forse? Secondo voi? No, la lavagna non ci serve per capire che dobbiamo andare a scuola. Forse lo specchio, perché specchiandoci, bambini, riusciamo a capire se siamo presentabili o no. Oppure distributore, no? Cosa può essere? Proviamo al piano di sopra. Cosa dite? Guardate. Forse gli armadietti? Ma gli armadietti non è che ci servono tanto. È un qualcosa per capire quando bisogna andare a scuola, che ci aiuta anche a capire quando dobbiamo andare a ricreazione. E fa un ticchettio fastidioso la notte. Cosa può essere, bambini? Ora che ci pensa, l'orologio è rotto. Aspettate! Penso di aver capito che cos'è. Voi l'avete capito, bambini? Scrivetemelo per capire se avete capito con me. Dai, questo era anche abbastanza facile. E l'orologio! Guardate! Ma si apre da sopra. Apriamolo. Ho trovato il tesoro, bambini! Sì! Tiriamolo fuori. Tirato fuori il nostro tesoro. Ora, amici, lo apriremo tutti insieme. Sì! Vediamo cosa c'è. Cosa abbiamo qua? Wow! Abbiamo una corona! Abbiamo della pittura, dei colori. Ops! Un bicchiere pieno di pennelli. Sì. Poi abbiamo una tavola da colorare. E qui cosa abbiamo? Questo è carinissimo. Prova la Biancaneve. Vediamo come mi sta. Che dite? Mi dona? Secondo me tanto tanto. Iniziamo la festa? Aspettate, io vorrei incoronare te come principe della festa, perché hai trovato il tesoro. No no, il merito non è stato tutto mio. Io preferirei che si prendesse il merito il mio amico Robin Hood. E grazie a lui che abbiamo scoperto il primo indizio, che era molto difficile. Ma non posso accettare, è troppo per me. Vai, mettila. Grazie, amici, grazie. Ecco qua. Che bello, sono veramente felice. Come re della festa, io dico che bisogna festeggiare tantissimo e poi correre ad aprire la casa delle stelle e delle pizze.